Buongiorno, ultima giornata di talk uh, per The Fair, la fiera di fotografia che si sta svolgendo allex borsa, all borsa Valori di Torino. Siamo uh, qui con Vittorio Mortarotti, artista 1980, nato nel 1982, uh, torinese basato a Torino, uh, cioè, o meglio, basato a Torino uh, e um, sono felice che Vittorio sia qua con noi oggi perché eh, ho avuto il piacere di lavorare con lui eh, all'interno di, eh, di un talent program che Camera eh, Centro Italiano per la Fotografia eh, porta avanti insieme ad altre eh, 12 istituzioni europee. Il programma si chiama Futures Photography e eh, diciamo serve ha la funzione di potenziare il percorso. Dei, uh, dei giovani autori europei. Approfondiremo poi questo tema con, uh, con degli altri invitati nei talk successivi con Valeria Cherchi nello specifico, e, uh, però con Vittorio uh, adesso andremo a focalizzarci su uh, degli aspetti relativi al suo percorso individuale, alla sua ricerca uh, che uh, va oltre chiaramente eh, la nostra esperienza personale. Eh, in questo momento infatti un suo progetto, The First Day of Good, We of Good Weather, Just? è eh, visitabile fino alla prima eh, settimana di giugno al Festival Fotografia Europea di Reggio Emilia e tra l'altro eh, una piccola chicca, una piccola anticipazione mh, del progetto che svilupperai durante quest'anno con Anush. Amzeyan, um, uh, che è il, compare che è il tuo compare di avventure <ride> e che dovrò esercitarmi ancora ah, una parole. volta uh, quello col nome esotico quello col nome esotico è <ride> ehm, Molto seriamente, voi andrete a sviluppare un progetto di ricerca che è la committenza che il Festival Fotografia Europea farà per il 2020. Eh, insieme, sempre a Danush, hai sviluppato e a Stefano Riba per la parte dei testi, hai sviluppato eh, questa pubblicazione che mostriamo un po' come. Uh, carosello uh, <ride> che uh, si intitola Most We're Silent è stata pubblicata con uh, il publisher Skinner Books esatto. uh, l'anno scorso e ha avuto un discreto lancio durante Ansin se non ricordo male poi a è New stata, York e ad Amsterdam a, a New York e ad Amsterdam eh, York, eh, sì perché Art erano Fair. in contemporanea no? esatto e ha avuto già uh, cioè, que quello è stato già un buon lancio che poi comunque è Continuo proseguito in questi mesi mm -mm. Sì e quindi insomma ti chiederei È una squadra ci, ci vogliamo bene è una squadra affiatata è il terzo libro <ride> certo perché poi è il terzo libro che pubblicate con Skinner Books è il e terzo quindi... lavoro scusami Vai. no volevo semplicemente chiederti dal momento che eh, è il terzo libro che pubblichi il libro ha un valore fondamentale nella tua ricerca volevo chiederti di raccontare un po' al pubblico intanto nel frattempo che scorrono eh, dietro di noi eh, le immagini stesse del libro incluse nel libro di raccontarci come, eh, come lavori e qual è il valore che il libro ha poi nella tua ricerca Cerca. Sì. Allora, introdurrei velocemente quest'ultimo eh, libro che è il terzo episodio, il terzo capitolo di una trilogia. A me Anush, che appunto come dicevo è il, il coautore di questi tre lavori, eh, piace pensarlo così anche se è una trilogia non annunciata e che, si è, che diventa trilogia facendola, anche perché... Eh, la sensazione sul momento, i lavori sono a distanza di due anni uno dall'altro e a distanze geografiche molto ampie, nel senso che uno, il primo capitolo, chiamiamolo così, mm. che è The First Day of Good Weather, è realizzato, un progetto realizzato in Giappone, a Fukushima. Eh, la seconda parte è sul confine irano-armeno. È uh, il titolo di quel secondo progetto è Eden, e il terzo che Mosquare Silent è realizzato in New Mexico, quindi in tre posti uh, lontani nel tempo e che hanno a che fare con uh, eventi uh, abbastanza apparentemente lontani. Il motivo per cui la consideriamo una trilogia, è il fatto che questi tre capitoli condividono alcune tematiche che poi sono uh, quelle che più sanno a cuore a, a noi due in quanto autori. Um, e dovendo riassumere poi ognuna le sue specificità però direi che uh, un, le, i tre capitoli condividono un, una, una riflessione sulla memoria o su come diciamo spesso le dinamiche di ricostruzione della memoria cioè la memoria in quanto uh, Uh, sì, un po' dei in, Robinson Crusoe contemporanei che a, sì, a, a partire esatto, da immagini ricostruiscono un mondo malleabile. che è però individuale. Sì, esatto. Sì, sì. E, e forse l'altra cosa che hanno in comune questi tre lavori è um, l'idea che ci siano delle ricadute sui destini privati, sulle vite piccole di eventi diciamo, della storia grande mm. o di pezzi di storia grande. Eh, questo bene. per dire, questo terzo capitolo è realizzato in New Mexico nel luogo. Questo per dare dei, dei dati concreti: nel luogo che si chiama Trinity Site, eh, dove eh, c'è stato il primo test nucleare della storia, cioè il momento che ha fatto da cerniera nell'epoca moderna tra eh, un prima e un dopo, cioè l'inizio dell'atomic age, cioè il momento in cui. Uh, l'uomo si è avvicinato alla potenza distruttrice di Dio, cioè ha creato un ordigno capace di distruggere se stesso, e questo nella concretezza, e anche nell'idea che l'uomo ha di se stesso, è stato appunto un momento fulcro. Uh, in quel luogo, uh, nel deserto del New Mexico, White Sands Missile Range, uh, esista tutt'oggi la base militare più grande degli Stati Uniti. E quindi dal Collisione di questi due eventi, noi siamo stati ad Alamogordo, che quindi è il posto più eh, fisicamente, geograficamente più vicino al Trinity Site, che è all'interno di una base. Siamo entrati in questa base e abbiamo costruito per immagine una riflessione su alcuni di questi temi che sprigionano da quell'evento, eh, tra cui, come dicevo prima, l'idea di una memoria fluida, de de della, della differenza tra memoria e testimonianza, tra testimonianza oculare, tra chi vede e chi racconta un evento come noi. Queste polarità, tra l'altro, sono eh assolutamente rintracciabili anche a partire dalla varietà linguistica che, con la quale sviluppate eh, i progetti, perché il tuo background comunque è esclusivamente fotografico, sì. quello di Anus comprende anche la parte diciamo, legata al cinema e quindi molto spesso i vostri progetti hanno una traduzione. Eh, Chiaramente, dichiaratamente e volutamente articolata da un punto di vista narrativo e da un punto di vista formale di un'immagine che è eh, comunque, eh, diciamo, formalmente composta, ma concettualmente rilevante, eh, e, eh, e allo stesso tempo, eh, però, poi lasciano. Eh, lasciano uh, ampi spazi poi di interpretazione personale. In questo senso uh, mi interessa anche molto la vostra modalità di lavoro, mi interessa che emerga anche dalla nostra conversazione la vostra modalità di lavoro perché eh, chiaramente non è mai un qualche cosa che fate a distanza, c'è cioè un'esperienza dei luoghi, che però allo stesso tempo è eh, l'esperienza, è la, quasi l'articolazione del vostro vissuto personale in quei sì. luoghi e quindi siete un po' dei ricercatori che andate a scoprire delle tracce ma anche a scoprire in un qualche modo un percorso, ad aprire un percorso eh, di self-interpretation, no? In un qualche modo. Vorrei che ci parlassi un po' di come funziona quando arrivate in un posto eh, o come sì, com è sì. funzionato, per esempio, in mezzo. È fatto sì. bene a sottolineare una cosa, nel senso che i primi due. Uh, progetti che abbiamo realizzato in comune a Nocci Dio avevano al, come spunto qualcosa di, delle storie che ci è molto vicina, autobiografiche e proprio nella riscrittura della memoria noi siamo andati uh, in alcuni posti per uh, creare nuovi dati, creare nuove tracce, creare nuove memorie e questo perché credo che in fondo in comune condividiamo se qualche giorno fa leggevo che l'etimologia della parola ricordare, eh, latina che era ricordari, eh, significa reiterare nel cuore. Diciamo che a noi Dio condividiamo quest'idea che eh, forse l'organo. Eh, forse i latini ci avevamo visto giusto in, qualche, in un certo senso cioè l'organo in cui eh, risiede la memoria non è forse quello a cui siamo abituati a pensare che è il cervello che eh, eh, diciamo da, da stereotipo ha l'abitudine di sistemare le cose di essere eh, razionale ma un, un, un organo molto più esposto ai, agli sbuffi, agli affanni, alle aritmie e, e in questo senso a questi inganni noi siamo legati, nel senso che eh, veniamo di sicuro dal mondo documentario e, e c'è qualcosa di eh, fondamentale per noi nel vedere con i nostri occhi, nell'andare in un luogo eh, per realizzare un progetto, ma poi a partire da, da una matrice fortemente documentaria cerchiamo degli elementi... Di inganno, sia ben chiaro, non di uh, fiction, ma di finzione nel senso migliore del termine: cioè di rielaborazione di, uh, de, 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 dei dati. Non, non ci fermiamo all'aspetto documentario, ma. Sì, era un po' quello um, che io spiegavo in altre parole quando dicevo c'è una forte valenza formale dell'immagine mm -hmm. che si riconduce a dei canoni tradizionali di documentarismo, certo. eh, però allo stesso tempo ogni immagine ha un significato ben preciso che poi va a, uh, a costruire. Un senso anche in relazione poi alle sequenze che scegliete. In questo senso esatto. volevo chiederti come avete lavorato nella realizzazione del libro. Okay. All, alla realizzazione, eh, guarda, ogni libro ha una storia a sé e ogni libro ha un'evoluzione particolare. Ci sono alcune eh, idee che una volta realizzato il progetto e una volta deciso che diventerà un libro, cosa che per qualche mi riguarda succede quasi subito perché ho un amore sterminato per i libri. Alcune idee che rimangono, altre che si decompongono, ci sono più persone che lavorano a un libro, non solo noi autori, eh, ma un editor, un, public, un, un, un editore, eh, un, un grafico, quindi il risultato che poi si vede alla fine è il frutto di diversi passaggi. Io so che per questo libro, in particolare, una delle immagini che è rimasta fin dall'inizio. Era quello di un in realtà preso a prestito da un altro libro di narrativa che è un, un, è un capolavoro dell'antimilitarismo, per quel che mi riguarda, che è Mattatoio numero 5 di Vonnegut E in quel libro, a un certo punto, c'è un'esplosione che, per la magia del libro, funziona, eh, che viene vista e raccontata a ritroso fino al momento in cui, eh, dalla distruzione, si ricompone il mondo che è stato distrutto dall'esplosione. Quell'immagine lì, sarà per la bellezza di come era raccontato, è rimasto nella nostra testa al punto che secondo me questo libro che eh, racconta di un evento bellico e dell'inizio del, dell dell'era dell atomica, eh, mi piaceva pensare che potesse avere una struttura che ritornava indietro, e cioè, per entrare più nello specifico, che ogni immagine rispetto alla linearità che molte volte viene richiesta a una narrazione o a un libro fotografico che è un circuito chiuso, che prevede una lettura tranne rari casi che va in una direzione, eh, potesse ogni immagine interrogare quella precedente, quindi eh, obbligare a rivedere le cose. E questo non è solo uno scherzo formale, eh, ma aveva sicuramente a che fare con, con la storia stessa che racconta in qualche modo di invisibilità, perché eh, la bomba atomica è invisibile, il, nel senso non i, i risultati, ma eh, la, 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 sì, la manifestazione la in sé, atomica, sì. il luogo in cui è esplosa la prima bomba atomica, cioè il, il luogo in cui è incominciata la storia. Moderna in un certo senso è un deserto. Le persone che hanno visto gli effetti di quella prima esplosione sono una nicchia di persone che hanno le migliori menti di quella generazione, i vari fermi, Oppenheimer, eh, Morrison. Quindi è un lavoro che si è costruito sull'invisibilità e, tu e tutte le sue declinazioni, che poi l'invisibilità è la cecità nostra nei confronti della storia, in quanto non testimoni oculari, ma persone che. Sanno di questi eventi attraverso dei filtri che molte volte sono i motivi per tornare al discorso di cos cosa vuol dire ricordare. Ecco. Ehm, con, eh, con Francesca Seravalle, ma anche con, eh, con altri ospiti di, questo, di questi talk, eh, abbiamo parlato della. Spesso dell'importanza del, de, de, del fotolibro o del libro in sé in fotografia, del valore che, aveva, eh, che ha avuto negli anni per i fotografi un qualche modo quasi anche di autopromozione. Eh, poi abbiamo un po' tratteggiato l'evoluzione le, diciamo, storica di questo fenomeno e eh, fino ad arrivare al giorno d'oggi un po' a, a raccontare quasi la qualità sostitutiva. Di molti libri rispetto al, al progetto di pura exhibition, eh, considerando il fatto che sia Most We're Silent, ma anche altri progetti che hai realizzato e che avete realizzato insieme, considerano sia il libro eh, sia la mostra, eh, mi, ti chiedevo, mi chiedevo eh, e ti chiedo di raccontarci eh, se questo progetto, se il progetto di Most We're Silent, nasce prima come libro o nasce prima come mostra. La... Se c'è stata sì, questa di Sì, 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 ho, ho la fortuna di, di amare quello che faccio e di amare le versioni. Cioè, o comunque, che, in cui... qual, è, qual è la funzione che tu attribuisci al libro? Ecco. Ma banalmente, il libro ha la fortuna di poter andare anche se sono, stiamo parlando di libri d'arte con spesso delle tirature non straordinarie, eh, di andare dappertutto nel mondo e quindi ci sono libri anche nel mio piccolo che vengono acquistati, Stati Uniti, Giappone, Sud America, e quindi ha una potenza che anche dura nel tempo. Sapere che i miei libri sono nella National Library a New York è una cosa che, eh, che è potente. Un giorno, tra vent'anni, uno studente per qualche motivo di fotografia lo aprirà e, e lui sarà ancora lì se tutto va bene. Eh, le mostre sono legate ad un tempo e a uno spazio geografico. Eh, questo non vuol dire che invece abbiano un'altra eh, un potenza e un'altra capacità di comunicare delle cose. Questo lo dico perché in particolare non solo dedichiamo a Nuscedio un'attenzione specifica a rischio, o meglio, a costo di dover rinunciare a delle cose, ad esempio noi lavoriamo molto con l'immagine filmica. E il libro questa cosa non la può raccontare. Quindi, lo stesso progetto deve assumere due forme e trovare il modo di raccontare la stessa cosa in due modi diversi. E non solo, facciamo anche documentari nel senso. Proprio non più classico del termine per carità, ma che hanno una fruizione unicamente eh, o cinematografica o televisiva, di conseguenza lì è ancora un altro discorso: c'è cioè un, 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 un prodotto bruttissimo, ma insomma, un'opera che verrà vista da delle persone che tu mai incrocerai eh, alla tv, in un cinema in Francia o in Italia e con cui non avrai un confronto, mentre invece la mostra spesso e volentieri un luogo. Dove c'è più dibattito rispetto alla, alla tua opera. Eh, quindi cosa viene prima? Dipende. Eh, in qualche modo viene prima l'immagine e tutte le riflessioni a partire dall'immagine. Dopodiché, non ho preferenze, ma forse viene sempre un attimo prima il libro, ma perché, perché sono sciocco io e amo i libri. Quindi... No, no, <ride> ma no, no, non ho una preferenza, sono tutti abbiamo parlato molto... voglio bene. Abbiamo parlato tanto della comunque del, che il libro rispecchia le stesse qualità della fotografia. È democratico, dura nel tempo, eh, può raggiungere chiunque, molto spesso è economico, sì. o comunque è anche economico rispetto alla dinamica della percezione della fruibilità che hai di un qualcosa. Le mostre molto spesso vengono percepite come un qualcosa di nicchia, purtroppo, mm. direi, eh, le fiere ancora di più. No? E mentre un libro voi per l'accessibilità eh, voi per il fatto che chiunque può sfogliarlo certo. o possederlo o ancora meglio vederlo in una biblioteca eh, penso che sia poi quel formato che maggiormente riesce a racchiudere le qualità certo. della fotografia in sé e poi come dicevo prima facendo un lavoro che eh, si espone alle riscritture l'idea che sia un, un, un un luogo, il libro in cui eh, ci si può ripassare e quindi esposto alla rilettura è, è affascinante per me, Ogni, a me capita come fruitore di tornare sui libri che amo di fotografia eh, perché mi danno delle cose nuove e quindi eh, dura nel tempo anche in quel senso, si, eh, è pronto a essere rivisto, Una sì, mostra è sempre, è sempre nuovo tra l'altro, quindi <ride> un, un luogo identico è sempre diverso. Eh, il nostro tempo a disposizione sta terminando, io Vorrei prima di ringraziarti vorrei chiederti se ci sono già delle date, eh, per esempio, che possiamo dare oltre eh, fotografia europea. Eh, che abbiamo detto eh, termina eh, la, la tua mostra fotografia europea si chiude la prima settimana di giugno, quindi c'è tutto il mese per vederla. Eh, invece eh, abbiamo fatto poco accenno, eh, o comunque abbiamo accennato parzialmente al lavoro eh, più filmico, più documentaristico e eh, eh, volevo chiederti se eh, perché so quindi <ride> volevo chiederti se vuoi ricordarci quelle che sono le date nelle quali possiamo sì, vedere il vostro lavoro sì, allora il film il che lavoro. abbiamo realizzato che si intitola Il signor Cubota, avrà una sua prima italiana al Festival Cinema Ambiente la data è ancora da... non la conosciamo neanche noi eh, però Cinema Ambiente Torino quindi esatto, sappiamo esatto. che non dobbiamo prendere impegni per quelle date Lavorando duramente al prossimo progetto, che è quello che, come dicevi tu, ha avuto un'anteprima a Reggio Emilia, ma che sarà esposto in pompa magna il prossimo anno. È una storia che non racconto perché non abbiamo tempo, ma verrete a scoprirla a Reggio Emilia. E... e anche perché non possiamo dare nessun tipo di è anticipazione. Vero, vero. <ride> Bene, grazie a Vittorio Mortalotti per questo bellissimo contributo e alla prossima edizione. Viva! <ride> Viva.